dal Salone Madexpo di Milano. Allora Nicola, mentre in studio stiamo affrontando temi difficili come la crisi del mercato, qui ci troviamo all'interno di uno stand della Savio, un'azienda del Made in Italy, possiamo chiamarla così. Sicuramente questa è un'azienda che ha fatto la storia di questo mestiere, perché forse è la più vecchia che c'è in assoluto, cioè più vecchia, che poi è la più giovane perché è sempre all'avanguardia, ma con più anni, diciamo, no? Che è più bello, perché dire vecchio sembra dare una sensazione sempre di antiquato, per cui con parecchi anni in più, cioè, per cui è partita dall'inizio, per cui facendo degli accessori per dei serramenti in ferro, vecchi serramenti e compagnia bella, e adesso addirittura sono arrivati addirittura a buttarsi anche sul fotovoltaico, cioè nel senso che hanno un'azienda che si occupa anche di pannelli solari e tutto il resto, per cui voglio dire che oltre che comunque ancora con i classici serramenti, accessori per i serramenti in alluminio di cui io li utilizzo. Siamo ancora all'interno dello stand di Savio qui al Madexpo di Milano. Allora, Pierluigi Roncaglione, recentemente avete lanciato un progetto importante, si chiama Just in Savio. Ci vuoi raccontare di cosa si tratta? Sì, è un progetto che diventa fondamentale per noi con il cambiamento del mercato, cioè il mercato non punta più su grosse vendite ma su un magazzino ottimizzato. Chi può fare questo suggerimento ai clienti? Soltanto un fornitore partner, principe, e Savio in questo momento riesce a farlo, un servizio ottimale, quindi con uno scambio di informazioni da parte del cliente riusciamo a suggerire delle scorte ragionate e ottimali, quindi riduzione scorte e aumento della redditività per i nostri clienti. Da parte nostra un aumento della fidelizzazione, perché quando si lavora bene insieme il cliente difficilmente ci abbandona per altre marche. Con più il costo di energia aumenta, con più il risparmio energetico assume importanza, per cui è un elemento esponenziale. Teniamo conto che una finestra di buona qualità, o meglio una finestra con una buona permeabilità all'aria, lascia passare meno aria esterna e quindi consente all'utilizzatore finale di risparmiare sulla climatizzazione dei propri ambienti, sia nel riscaldamento invernale che nel raffrescamento estivo. Il nostro serramento Planet Neo 62 è il primo serramento in Italia totalmente ecosostenibile, perché ha le scocche d'alluminio provenienti da materiale di riciclo, quindi alluminio secondario, e le barrette di poliammide che danno poi l'aspetto del taglio termico, dell'isolamento termico, rigenerate. Proponiamo un nuovo prodotto che ha un motore esterno nuovo con tecnologia brushless, è una tecnologia molto avanzata, va a sostituire un motore esterno che utilizziamo ormai da tanti anni, e grazie a questo, praticamente a questo motore, si ha la possibilità di movimentare una tenda, una schermatura quindi solare interna, quindi all'interno tra due doppi vetri, attraverso dei magneti. Quindi è un prodotto tecnologicamente molto avanti, che funziona attraverso un sistema magnetico e un motore tecnologicamente molto avanzato. È un'azienda che produce serramenti in legno sia per esterni che per interni, quindi dalle finestre agli oscuramenti esterni, persiane, scuroni, alle porte interne. Siamo sul settore del legno e inoltre siamo entrati con un'azienda collaboratrice sul settore dell'alluminio, sia come finestre e oscuramenti esterni. Presentiamo un prodotto innovativo, che è il nostro prodotto di punta che abbiamo lanciato quest'anno già in Germania, che finalmente è arrivato anche nel mercato italiano, si chiama Aerowall. È una novità, combina quelle che sono le prestazioni e le qualità della lana di roccia all'innovazione dell'aerogel. Quindi unendo questi due materiali abbiamo ottenuto questo prodotto innovativo che garantisce elevate prestazioni in termini di isolamento, riducendo al minimo gli ingombri, quindi la soluzione ideale per la riqualificazione dei nostri edifici.